Allora, buongiorno direttore Alessandra Stefani, direttore della Direzione Generale Economia Montana e Foreste del MIPAF. Facciamo questa intervista per fare un po' il punto sulla situazione delle politiche forestali in Italia e di come stanno andando le cose. Alessandra Stefani è attualmente direttore, in precedenza è stato il vice direttore del vicecomandante del Corpo Forestale dello Stato, in precedenza ancora il comandante del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato. Se mi sbaglio, mi dica direttore, perché non sono proprio un. Buongiorno a tutti, no, no, nessun errore, ero comandante regionale del Piemonte, sono stata anche per un breve periodo comandante regionale del Veneto e insomma e prima ho passato un po' di comandi provinciali in Piemonte. Perfetto, perfetto. Allora niente, giusto per dare un inquadramento, volevo insomma, illustrare la situazione, quella, insomma, i cambiamenti normativi negli ultimi anni, la mutazione del ruolo e la scomparsa del Corpo Forestale dello Stato, il TUF che è stato approvato nel 2018, il cambiamento climatico, la fame di risorse rinnovabili, sono il quadro in cui insomma, tutto il settore forestale si ritrova in questo momento qua. Anche la nascita stessa della Direzione Foreste, che comunque è degli ultimi anni, è comunque un evento che ha finalmente, come dire, agito su quelle che sono le politiche forestali nazionali. Quindi con la prima domanda direi, perché tutti in questo momento qua, secondo lei, parlano di boschi, ma nei fatti il settore non si può certo dire che sia un settore dove il denaro abbonda o tutti si sguazzi nell'oro? Qual è l'idea? Dunque, parlare di boschi in questo momento, boschi e foreste, fa audience. Diciamo così, ne parla tutto il mondo, ne parlano tutti. Ora, qualche volta ne straparlano. Parlano di boschi senza forse conoscerne bene le complesse dinamiche, la realtà, la mutevolezza della realtà forestale, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. E quindi purtroppo questo fatto di essere di moda diventa un po' lesivo della precisione e della scientificità delle asserzioni. Diciamo che invece per quello che riguarda il punto di vista giuridico-amministrativo, la nascita della Direzione Foreste coincide con la fine del Corpo Forestale dello Stato. Perché tre compiti già di competenza del Corpo Forestale dello Stato non sono stati passati all'Arma dei Carabinieri, che ha assorbito il 95% del personale ex CFS, e sono transitati al Ministero delle Politiche Agricole. Il Ministero delle Politiche Agricole, che aveva dei residui compiti forestali minimali rispetto al corpo forestale già di suo nel ministero e che nel vedersi arrivare questi tre ha ritenuto opportuno non affidarli a un'altra direzione generale, ma crearne una propria, proprio perché lo stesso decreto legislativo 177 di assorbimento del corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri aveva previsto un ampliamento dell'organico con un direttore generale, casualmente ero io, e la possibilità di organizzarsi al suo interno per accogliere me, un gruppetto di 47 persone, questi tre incarichi e mutare il suo assetto normativo. La Ok, scelta è stata quella di creare la Direzione Generale delle Foreste. così diciamo che si è anche data un significato alla F dell'acronimo MIPAF, no? Che non aveva un settore. Esattamente, esattamente. I compiti prima erano molto limitati, effettivamente, dal punto di vista forestale in senso stretto, si lavorava dentro la PAC per le misure forestali con le regioni. C'era una competenza di autorità nazionale per il FLEGT EUTR nei confronti dell'Unione Europea, ma poi il grosso del lavoro era fatto dagli uffici della forestale e poco altro in giro, insomma. E quindi questi argomenti sono stati riuniti insieme ai tre di provenienza ex CFS. Il più importante e incisivo dei quali è proprio la gestione delle politiche forestali a livello nazionale, con il coordinamento delle politiche regionali, e
e la rappresentanza unitaria degli interessi forestali italiani all'estero nelle sedi internazionali ed europee. Perfetto, direi che sono argomenti di cui si sentiva effettivamente la necessità. E facciamo un'altra domanda, legata a questo in relazione esattamente alle politiche e alle risorse economiche del settore, con il piano nazionale PNRR in approvazione, sostanzialmente approvato, però insomma con dei dettagli numerosi da riferire, dopo una prima serie di, possiamo dire, docce fredde che ci sono state a inizio anno, che derivano dalle precedenti bozze, secondo lei il settore forestale può contribuire al rilancio del paese oppure i soldi devono essere quelli del piano di sviluppo rurale, perché comunque, viste la famosa multifunzionalità del settore, il dissesto idrogeologico, il rilancio dell'economia delle aree interne, sono temi perfettamente rientranti in quelle che sono le mission, no, del PNRR, e parlo sia della transizione ecologica che della coesione interna, che sicuramente è un tema che nelle aree forestali può essere sentito. Cosa ne pensa? Allora, io innanzitutto penso che dopo le docce fredde di gennaio aspettiamo a fare il commento complessivo a quando vediamo la bozza approvata anche in sede europea, e così, come dire, incrociamo le dita e speriamo per il meglio. Però alcune opportunità sicuramente saranno colte dal settore forestale, anche un settore forestale particolare come è quello della creazione di foreste e boschi pubblici nelle aree urbane e periurbane. Certo. Quello siamo sicuri che è un progetto che è partito con il decreto clima, l'articolo 4 del decreto clima per le città metropolitane, e il PNRR lo amplierà alle città. L'ultima versione dava sopra i 15.000 abitanti, poi vediamo come esce, ma insomma lo amplia di molto. Questo nella prospettiva di migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e periurbane e aumentare l'assorbimento di anidride carbonica, migliorare gli effetti sull'inquinamento, diminuire le isole di calore e comunque creare un ambiente di vita urbano molto più sostenibile. No, questo è sicuramente un progetto che interessa i forestali, perché nella progettazione di queste aree si cerca di ottenere l'effetto che era voluto dalla strategia per il verde urbano fin dal 2018, pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente, ora Mite, nel quale si dice lo slogan è foreste per le città, quindi non più il verde urbano costruito, o meglio, non solo il verde urbano costruito, progettato secondo schemi e anche con grandi costi di manutenzione nel tempo, ma aree, mettendolo tra virgolette, a perdere, cioè che si autoalimentino e che si autogestiscano in anche reliquati urbani dove si possa, come dire, lasciare che la foresta si evolva, il bosco urbano si evolva per conto suo senza troppa manutenzione. Questo è molto interessante, anche perché qui si tratterà veramente di riavvicinare la cittadinanza al settore forestale, perché si scopre, esattamente, questo è un per esempio primo... nei boschi veri e propri le foglie secche sono a terra tutto l'anno e non vengono aspirate. Sì, questo è un aspetto molto interessante, perché lo sappiamo, la dittatura dei cittadini che si sono dimenticati di quali sono i ritmi della natura e che pretendono che i boschi siano sempre quelli di Walt Disney è una dittatura con la quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni e spiegare che nei boschi si può fare altro e che non tutte le volte che si taglia sia distrutto un bosco, ma anzi lo si fa tante volte con l'intento di migliorarne la struttura, la funzionalità. Potrebbe essere l'occasione, no? Questa. Sì. Diciamo che le ulteriori sfide probabilmente sarà trovare le superfici, però insomma, l'area abbandonata. Sì, però io devo dire che le esperienze che si stanno vivendo, per esempio con la città di Torino, che ha avanzato un bel progetto, con la città di Milano, col progetto Foresta Mi, città metropolitana, con altri progetti che stanno affluendo al Ministero dell'Ambiente per il finanziamento del decreto clima articolo 4, indicano, perché uno dei requisiti fondamentali è la disponibilità dei terreni, che in fondo se ci si mette un pochino di impegno i terreni si trovano.
Certo. Beh, direi che questo allora ci può portare a una serie di considerazioni analoghe, non come gestire i nostri boschi, come quelli fuori dalla città, come, questa, come ragionare, come considerarli, nel senso che alla base di qualsiasi scelta strategica, dalla più ambientalista alla più produttivista di prassi, ci sono scelte pianificatorie, che sono concertate, condivise e che si adeguano a quella che è, insomma, la realtà dei luoghi. Che percentuale di boschi italiani è pianificata e perché, ipotizzando che non sia troppa, cioè abbiamo questo genere di percentuale? Diciamo che la percentuale, allora i dati sono ancora un po' remoti in effetti, ma temo non si siano spostati di tanto. L'ultimo dato credibile è quello dell'inventario forestale del 2005 che oscillava tra il 15 e il 18% di superficie assestata in Italia. Io temo che non ci siamo mossi tanto da questo punto e da questa percentuale. L'impressione, ma aspettiamo i dati dell'inventario 2015 che ci dicono entro l'anno dovrebbero uscire, è che assestare i boschi richiede delle superfici piuttosto ampie, anche solo per un piano aziendale o un piano equivalente. Comunque, no, non puoi farlo se sei il piccolo proprietario senza associarti con i tuoi confinanti. E siccome sappiamo bene che la proprietà privata dei boschi oscilla tra i 2.000 e i 7.000 metri quadri a proprietario, è chiaro che in queste condizioni non si fa pianificazione. Ed ecco la scelta da parte del Piano Operativo Agricoltura, che è un fondo diverso dalla PAC, che arriva direttamente dal CIPE, ora CIPES, è stata quella di finanziare la possibilità di creare associazioni forestali Certo. tra proprietari confinanti, anche misti pubblici e privati, e di finanziare anche attività di animazione per far comprendere che c'è questa possibilità e che non c'è bisogno di troppa carta o di andare dal notaio o di creare consorzi, quindi strutture pesanti dal punto di vista organizzativo, ma che anche una semplice associazione di scopo può essere utile per raccattare i fondi, per esempio, della PAC, che queste cose in parte le finanziavano, e quelle che probabilmente le finanzieranno nel prossimo piano di sviluppo rurale, quello che partirà dal 2023. Ah, guardi, su questo argomento allora prendo un attimo uno spunto perché a parte una testimonianza, ossia presso un ufficio forestale con cui collaboriamo, una delle attività principali che stiamo facendo nel momento in cui l'abbiamo fatto sapere al pubblico è far vedere alle persone dove è il loro pezzo di bosco di cui hanno la proprietà, ma non sa nemmeno più dove sia. E garantisco che non dico che ci sia la fila per avere questo genere di consulenza, ma abbiamo veramente un numero di persone che ha dei boschi, non sa dove, e siamo noi che gli diciamo, glieli carichiamo su Google Earth e loro a piedi col cellulare vanno a individuarli. E questa è la situazione. Quindi, per carità, il nord-ovest è sicuramente con una frammentazione ancora più disperata di altre parti d'Italia, però è un indice, credo. E quindi, oltre alle associazioni fondiarie, il dubbio e la considerazione che viene è un po' la seguente, no? Perché la situazione italiana è variegata, è uno dei problemi, l'abbiamo detto, è la frammentazione, e questo ha portato anche a dei vantaggi, nel senso che ha portato agli avvii di renaturazione in molte zone, allo stesso tempo però, accompagnati dal dissesto, dall'abbandono. E quindi, oltre alle soluzioni già che ha già accennato delle associazioni fondiarie, i terreni silenti sono anche una cosa molto interessante, alla gestione cooperativa di altri territori, insomma, la realtà è che comunque sono ancora delle veramente piccole cose che stanno avviando. E quindi, e questa è una cosa che bisogna anche far presente ai politici, non sarebbe il caso forse di iniziare a ragionare a una nuova legge fondiaria, proprio esageriamola, buttiamola lì come cosa. Possiamo permettere Questo, una cooperativa? quello del riordino fondiario è un tema che è stato affrontato con varie soluzioni anche giuridiche, le ultime, le banche della terra, ma per dire anche nel mondo agricolo, stiamo parlando del mondo agricolo e forestale, e il tema del riordino fondiario non si riesce a sbloccare. Anche perché dietro c'è tutta la partita del catasto e dell'aggiornamento del catasto, che è una cosa enorme e interessa trasversalmente l'attività di tanti ministeri e di tutte le regioni,
e quindi è un obiettivo sicuro da raggiungere. Al momento non si capisce ancora bene con quale strumento cercare di ottenerlo in un tempo ragionevole. E questo è uno dei limiti del paese, ecco, non In solo del sistema questo fiscale. momento di grandi decisioni, grandi scelte, chi lo sa, magari anche quello potrebbe essere un tema. Ma questo per esempio potrebbe essere il CONAF che si fa promotore di una giornata di studi su quello, chiamando i migliori, come dire, legislatori e di studi giuridici e tecnici e provare a fare una proposta alla politica dicendo va bene, se il futuro dell'Italia è green, se il futuro dell'Italia è nella sostenibilità, assolutamente dobbiamo immaginare una razionalizzazione del patrimonio fondiario e delle proprietà e un risveglio di tutto questo. Personalmente accetto la sfida che sottoporrò al Consiglio e cercheremo di fare qualcosa Io credo in che questo sarebbe, questo momento. anche perché CONAF, avendo sia professionisti forestali che professionisti agronomi, come dire, ha la duplice visione. La Certamente. duplice visione. Allora, un altro spunto che dallo sguardo del CONAF sul settore forestale abbiamo notato, no? Nei confronti anche con i colleghi di tutta Italia, essendo le foreste una materia trasferita alle regioni, a tratti si ha la sensazione di essere, diciamo, pure in nazioni differenti, in cui si passa da forme di eccellenza, efficientismo, a situazioni in cui le pratiche entrano e non escono più sostanzialmente, no? E quindi il concetto caro a noi forestali, no? La multifunzionalità, a tratti sfocia in un far west dove ci sono uffici delle stesse regioni che insomma, si contraddicono a vicenda. Il TUF ha avuto, insomma, l'indubbio vantaggio di cercare di dare omogeneità, di dare linee guida, di dare delle indicazioni alle regioni. Quali sono le prossime tappe che il TUF, insomma, pensa di fare? I nostri schippi sono tutti determinati e decisi, ma anche credo, insomma, la popolazione italiana che ha terreni boscati ad avere norme applicabili e, insomma, i temi possono essere numerosi dalla direzione lavori alla 136, insomma, ci dica lei quali sono i prossimi passi. Allora, ci sono, dunque, pubblicati già ci sono tre decreti attuativi del testo unico forestale. Sono due in tema di formazione professionale e albo degli agronomi e albo degli operatori che sono usciti praticamente insieme nell'aprile del 2020. E dietro questo c'è un progetto finanziato con i pochi e magri fondi della Direzione Foreste d'accordo con le regioni, in un tavolo di concertazione che si riunisce una volta ogni mese e mezzo praticamente, perché c'è sempre qualche cosa da discutere ed è uno dei fiori all'occhiello della realizzazione delle ipotesi immaginate dal TUF. È partito un progetto di formazione degli operatori omogeneo a livello nazionale, perché si po possa cons consentire una formazione minima per tutti gli operatori in tutte le regioni che consenta a chi vuole di iscriversi nell'albo degli operatori e nello stesso tempo agli operatori di poter lavorare anche in altre regioni. Perché Certo. a un certo punto si era dovuto fare una specie di accordo di riconoscimento tra le regioni del nord, che erano le prime che si erano mosse, e al sud non c'era manco l'albo degli operatori in alcune regioni, no? Allora adesso, siccome c'è questa spinta, è chiaro che dietro questa spinta partono gli albi degli operatori anche nelle regioni del sud, perché la regione Piemonte, che è la regione capofila di questo progetto, organizza insieme a altre 6 regioni dei cantieri misti di persone che arrivano da tutte le regioni d'Italia. Sì, li E seguiamo questo anche succederà. come direzione lavori, molti colleghi sono interessati, quindi sì, è un argomento. Sì, sappiamo che si sono iscritti in tanti e anzi addirittura si è dovuto fare una graduatoria in alcune realtà perché le richieste erano superiori ai posti, si cerca di avere un rapporto tra i posti e la qualità dell'insegnamento ovviamente adeguata. Ok. A questo è, quindi non c'è solo. L'obiettivo è non solo mettere lì il decreto per dire di aver fatto, ma poi cercare di mettere a terra davvero il progetto.
Quindi su Questo quali progetto. speranze possiamo avere? Quali prossimi decreti? Siamo qua che siamo. Allora, questi sono quelli fatti e l'altro era quello sui criteri di esenzione dagli oneri di forestazione Certo. compensativa che sono stati emanati per cercare di ridurre un attimo il panorama che si stava molto variegando, perché le esenzioni stavano cominciando a diventare un po' troppo eccessive. Allora, questi sono quei due, sono quello pianificazione e viabilità, che sono fermi dopo aver ricevuto l'intesa il 17 dicembre per un problema con il Ministero dei Beni Culturali che ha mandato un parere in ritardo, ma che adesso vorrebbe che fosse riesaminato. Si crea un po' un problema amministrativo perché l'intesa era stata raggiunta, presenti i rappresentanti del Ministero. E quindi c'è da sciogliere questo nodo amministrativo, ma insomma ci siamo e secondo me no, non siamo distanti. È a buon punto e ha ottenuto il concerto del Ministero dell'Ambiente, adesso aspettiamo quello dei beni culturali che solleciteremo e il decreto sulle aree esenti dalla definizione di bosco in quanto ex agricole. È un decreto comunque di linee guida che dovranno essere recepiti dalle regioni, ma dà un quadro sulla possibilità che terreni ex agricoli dove è rientrato il bosco possano essere con un progetto di coltivazione esclusi dalla necessità di autorizzazione paesaggistica, perché considerati cioè non diventano una trasformazione dello stato dei luoghi. Ci siamo? E quindi Anzi, i luoghi il ritorno a sono trasformati, sono questo. diventati bosco. Questo è sicuramente un punto di vista interessante perché diciamo che anche può capitare a chiunque, diciamo anche al più grande amante giustamente di boschi, di scoprire che il bosco di proprio nonno, anzi che il campo coltivato da proprio nonno sia diventato un bosco e volerlo recuperare e scoprire Basta le anche gioie della burocrazia. lasciare ma voglio dire, neanche nel nonno e del papà, basta lasciarlo lì 10 anni, il bosco c'è da dentro, perché la velocità con cui la vegetazione arborea ritorna e ricolonizza i terreni agricoli è con specie pioniere, ovviamente, ma è enorme. Certo. E quindi ci basta molto meno che il nonno, insomma, che abbia lasciato l'orto o il giardino Ah, incolto. sicuramente. Abbiamo a buon punto la strategia forestale nazionale in bozza, dopo che è stata messa a disposizione del pubblico per le osservazioni nella primavera scorsa e dopo che a gennaio è stato pubblicato sul sito del Ministero il resoconto della consultazione pubblica con le risposte alle domande e alle osservazioni maggiormente rappresentative che sono pervenute e raggruppate in alcuni gruppi di domande analoghe, insomma. È stato un grande successo, adesso stiamo cercando di rimettere a posto e speriamo per la fine di maggio di liberarlo dal gruppo di lavoro e cominciare a fargli fare l'itinerario, diciamo così, istituzionale previsto. Molto bene. Poi abbiamo praticamente chiuso e adesso cominciamo a farlo uscire dal gruppo di lavoro il decreto sui boschi vetusti. E quindi siamo pronti, è stato chiuso la settimana scorsa dal gruppo di lavoro e adesso parte con l'itinerario al tavolo di concertazione, al tavolo di filiera e poi via con le intese e i concerti. Quindi il lavoro ne è stato fatto tanto. In più, come effetto collaterale di tutte queste politiche, non direttamente dal TUF, però è stato approvato sia in sede di intesa che in sede di concerto ed è stato registrato sia dall'Ufficio Centrale di Bilancio e dalla Corte dei Conti, quindi è pronto per la pubblicazione il testo che istituisce il registro degli operatori ai sensi della normativa EUTR. Certo. E quindi parte anche quello finalmente e questo registro, che sarà altamente informatizzato, potrà ospitare direttamente, senza interessamento da parte degli operatori, le ditte che sono registrate nell'albo degli operatori regionali.
Quindi operatori e registro sono un tutt'uno e sarà compito delle regioni far transitare, se ci sono i requisiti, gli operatori iscritti agli albo anche nel registro della due diligence. Quindi un vantaggio, come dire, per chi si censisce, per chi accetta le regole di legalità e snellimento burocratico nei limiti del possibile e anche esenzione dalla necessità di pagare la cifra che invece agli operatori che non sono negli albi verrà chiesta. Non è una grande cifra annuale, però è un segnale. Ottimo, E ottimo. quindi diciamo c'è tutto questo filone della legalità, ecco, chiamiamola così. D'altra parte stiamo lavorando a tambur battente invece per un altro aspetto molto, che a mio avviso è molto interessante per gli operatori del mondo forestale inteso in senso ampio, che è quello della gestione della vivaistica forestale. Perché tutte queste benedette piantine che da decreto clima, recovery plan dovranno essere messe a dimora, dovranno rispettare i criteri di biodiversità e quindi rispettare le regioni di provenienza. Ora, mancava il decreto attuativo della norma che ha recepito la direttiva comunitaria relativa al materiale di propagazione forestale, l'abbiamo approvato di corsa e quindi è già pubblicato da 3 mesi. E Ottimo. quindi il decreto che definisce anche che cosa sono i fini forestali. Fino adesso il 386 diceva. Quando si usano fini forestali, allora si devono usare le piantine registrate nelle aree di provenienza coerenti col luogo dove si mettono a dimora. Però nessuno aveva detto che cos'erano questi fini forestali. Allora noi dentro nel decreto che ha recepito tutte le regioni di provenienza, l'origine, le definizioni, no, della normativa comunitaria poi tradotta dal decreto legislativo 386 nella normativa italiana, abbiamo definito cosa significa fini forestali e l'abbiamo legata alla definizione che c'è nel testo unico forestale, Bene, bene. in modo che sono esclusi dai fini forestali solo i giardini, i parchi, le aree a verde condominiale, Quindi non c'è spazio per querce provenienti, non so, dalla Norvegia, se ci sono. No, a meno che uno non faccia arboricoltura da reddito oppure cedi una valutazione rapida, e allora è un'altra storia. Diciamo, Certo. i fini forestali, come li intendiamo noi, sono questi boschi periurbani, sono le realtà in cui vogliamo creare un comprensorio a verde che non abbia quelle altre finalità. Ci siamo? E quindi abbiamo detto, se tu stai facendo questa cosa, allora devi andare a prendere le piantine forestali certificate ai sensi della 386 e devi stabilire le regioni di provenienza. Ok. Allora, le regioni di provenienza, e così finisco questo quadro dell'attualità, super attualità, perché questa è discussione di questi giorni, quindi avete l'aggiornamento proprio istantaneo, all'ultimo minuto, le regioni di provenienza. In realtà, per l'Italia in questo momento, da un decreto vecchio, credo del 2005, sono tre: nord, centro, sud. Una cosa, sud e isole. Una cosa che dal punto di vista della tutela della biodiversità grida vendetta. Ora, per esempio, il centro aveva la stessa regione di provenienza sia per le piantine prodotte sul settore adriatico che sul versante tirrenico, cosa che non è assolutamente vera. Perché dal punto di vista della biodiversità c'è un abisso Ah, certo. tra queste due. Ricordo querce Allora, illiriche. esattamente. Allora, insieme alla commissione tecnica che si è finalmente riunita, abbiamo preparato prima un documento di approfondimento scientifico che è comunque pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, che adesso ha una sezione sulla genetica forestale, sul patrimonio genetico forestale. Abbiamo elaborato dei nuovi criteri in base ai quali, anche affidandosi alle bioregioni, elaborate dal professor Carlo Blasi e da altri studiosi per, le bioregioni e le ecoregioni italiane, abbiamo identificato 19, regioni di provenienza. Ogni regione ne ha circa tre.
non di più, anche per semplificare un po' la vita, perché sennò non è possibile. In questo modo, praticamente la prossima settimana andiamo in conferenza Stato-Regioni con il parere in sede tecnica, e se poi è già arrivato il parere endoprocedimentale del Ministero dell'Ambiente, e se abbiamo l'ok, viene pubblicato anche quello e siamo pronti anche con delle regioni di provenienza che abbiano Okay. una ragionevolezza Quindi dal forse punto ci di saranno davvero le milionate di alberi che si prevedono. Ok. Allora, io credo, e l'ho già fatto perché ho cercato di coinvolgere il mondo del florovivaismo, che in verità ha patito moltissimo il Covid e le chiusure, dicendo che chi segue il settore vivaistico, ovviamente non chi segue la floricoltura che ha altri mondi e altre realtà, ma per chi segue il settore florovivaistico, questa potrebbe essere un'opportunità. Certo. Ovviamente stando alle regole, Abbiamo ovviamente stando colleghi che alle lavorano nel settore, sono consapevoli. Sì. E stiamo facendo anche questo, cioè stiamo cercando di lavorare con dei tempi strettissimi perché appunto è adesso che si parte. E allora, per non rifare gli errori del 2080, Sì. dove il mondo vivaistico è stato preso in contropiede e abbiamo messo di tutto di più proveniente da qualunque, insomma. Anche perché si tratta di isteria che il mercato ha, dove un anno tutti chiedono tutto e 2 anni dopo nessuno chiede più niente, quindi giusto. Ecco, questa adesso, come dire, potrebbe non essere quello, e stiamo lavorando alacremente anche a un'altra cosa, sempre col gruppo di lavoro, stiamo lavorando a delle linee guida per contratti di coltivazione da dare alle regioni, perché nei confronti dei vivaisti e degli operatori possano immaginare dei contratti che si sviluppino nel tempo Certo. e quindi diano la garanzia dell'assorbimento, no? Cioè tu metti in linea una produzione di piantine forestali avendo la certezza che hai fatto un contratto con la regione che te l'assorbirà. Ok. Ci stiamo provando. A questo punto, avviandoci verso la fine di questo scambio, direi due così, opinioni personali, no? Se il fantomatico terzo d'Italia coperto da boschi per alcuni è un'oasi di biodiversità, per qualcun altro è una catasta di legna o per altri è ancora un problema idrogeologico. Per il direttore del settore foreste, che cos'è questo terzo d'Italia? Un'infrastruttura? Cosa? Beh, la più grande infrastruttura verde di cui possiamo fregiarci, perché è un patrimonio, è un capitale naturale straordinario per il nostro paese in termini di paesaggio, in termini di biodiversità, in termini di prevenzione dei dissesti e tutto quanto ci va dietro, insieme all'assorbimento di anidride carbonica e produzione di ossigeno e tutti gli altri benefici che conosciamo, acqua pulita e tutto quello Certo, che ci avviene dietro. tutto. Questo sicuramente. Poi, dal punto di vista personale, dico che è un grande spazio di libertà, un grande spazio di libertà e di pensiero, perché i boschi sono là e noi respiriamo del loro respiro. E questa consapevolezza ci impone anche una responsabilità grande, e a noi che siamo forestali di più. Cioè, questo non vuol dire che non si possa nelle zone vocate anche avere un utilizzo a scopo di produzione di legno, che è un materiale straordinario e duttile e riciclabile, non dico all'infinito, ma quasi, che potrebbe aiutarci tantissimo a sostituire altro materiale ben più inquinante e ben più lesivo della Certamente, già solo nostra per il fatto che comunque ambientalità. l'Italia è un contesto in cui, insomma, per quanto la maggioranza della popolazione non viva vicino ai boschi, persone che vivono in contesti forestali sono ancora tantissime, insomma, non si tratta di. Sono 10 milioni, Ecco. 10 milioni, a seconda di come consideriamo anche le aree montane, possiamo arrivare fino a contarne 14 milioni di persone che vivono nel Dobbiamo tenere in contesto. considerazione di questa specie anche, diciamo, quando teniamo Sì. in considerazione. Per me è la quantità di persone a cui mi rivolgo in via elettiva sempre. Poi,
ovviamente ognuno ha il suo target. Certamente, certamente. Direi a questo punto qua chiuderei con una domanda ovviamente relativa alla categoria, che è appunto: come lo vede il futuro dei dottori forestali? Suggerirebbe a un ragazzo delle superiori di studiare scienze forestali? Ah, io sì, lo suggerirei sempre. Ecco, l'unica cosa che trovo un pochino carente nei nuovi corsi di scienze forestali è l'approfondimento giuridico amministrativo. So che i corsi, quelli che all'epoca mia erano il corso di legislazione forestale, che c'era sempre, non dico obbligatorio ma quasi, è un po' sparito. E invece posso dire che come CONAF abbiamo fatto presente ai coordinatori dei corsi di laurea in scienze forestali che secondo noi è uno degli insegnamenti imprescindibili, quello della legislazione di competenza ambientale forestale, proprio perché poi alla fine si va lì, non è che si va da parti. Devo dire che concordo pienamente con questa posizione del CONAF e lo dico dovunque, sempre, in ogni momento in cui io dico che questo è un lavoro che potrebbe avere spazi potenziali ancora più grandi in futuro, se riusciamo a riportare, ecco, al centro delle politiche anche le politiche forestali di questo paese, con tutti gli annessi connessi, compreso il vivaismo, come abbiamo visto, e le foreste urbane, la pianificazione antincendio e quant'altro vogliamo metterci, ma non c'è dubbio che comunque il libero professionista deve sempre, sempre tenere presente il contesto giuridico-amministrativo nel quale si muove, e quindi ha bisogno di una formazione di base su questo che è determinante. Bene, bene, che dire? Direi che con questo sguardo ottimista, da me ampiamente condiviso, in quanto ottimista anche io, possiamo chiudere l'intervista e ringraziarla molto e insomma sperare di rivederla o i numerosi convegni in giro per l'Italia con cui come professionisti spesso ci interfacciamo, o comunque sempre di più in giro per i boschi, direi. Quindi grazie ancora. Grazie a voi, molto volentieri, se ci sarà verrò.